Sconfitta per certi aspetti imprevista nelle proporzioni e nel modo con cui è maturata per il Tolentino, nettamente battuto 3-0 sul campo al limite della praticabilità di Piedimonte Matese. Un KO con riflessi anche pesanti in classifica, con i cremisi scivolati ai margini della zona play-out. Ed anche il modo ha lasciato perplessi. La compagine di mister Mosconi parte bene e subito c'è un destro dalla distanza di Capezzani che termina alto sulla traversa dopo una buona incursione centrale. Dopo un cross fuori misura nelle immagini di Severini si fanno notare i campani con Abreu che vede Governali fuori dai pali e tenta di sorprenderlo con un pallonetto che per poco non riesce nell'intento. Ancora una ripartenza di Abreu viene fermata in maniera un po' rocambolesca dal portiere Cremisi. Il Matese preme, tiro da oltre 20 metri di Langellotti fuori dallo specchio della porta. Poi c'è un colpo di testa di Padovani, facile preda dell'estremo difensore campano. Dopo qualche schermaglia il Matese passa, su azione di calcio d'angolo c'è un colpo di testa di Cassese che Governali riesce comunque a deviare. Ma passa pochissimo e dal 37esimo arriva la rete, cross calibrato di Masi per la testa di Galesio che stavolta trova la traiettoria giusta per battere il portiere ed ottenere un vantaggio a quel punto complessivamente meritato dai padroni di casa. Spettacolare la discesa di Adusa sulla destra, il Colored va via in velocità e viene fermato soltanto in extremis. Ripresa, inizia a piovere a dirotto ed il Matese trova il raddoppio all'ottavo. Veloce ripartenza e fendente secco dalla distanza di Abreu che supera Governali ed indirizza chiaramente la gara in favore della compagine allenata da Urbano. Poco dopo il quarto d'ora arriva il 3-0 che chiude i giochi, lo firma Adusa dopo una bella azione personale ed uno slalom in area di rigore. Non c'è molto da segnalare sino al 90esimo, se non che si gioca su un terreno ridotto praticamente ad un pantano. Qualche opportunità da una parte e dall'altra, ma finisce con la netta vittoria del Matese ed un Tolentino assolutamente da rivedere.